Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi. Formula 1 News Extra. Io pensavo che oggi non avrei trovato grandi notizie. Ho detto, ma sai che? Chissà se riusciremo a fare la nostra consueta puntata della domenica. Effettivamente sì, perché le notizie ci sono e sono veramente tante. Non raccolte 14-15. Quindi adesso partiamo spediti. Come al solito, prima di partire, vi invito a iscrivervi a tutti i miei canali. Lasciate un bel like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza. Super Corri and Friends. Potete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, link di PayPal in descrizione, c'è il sostegno al mio canale, abbonamenti, donazioni, potete aiutarmi a sostenere sempre di più il canale, a migliorare. Verstappen, altra stoccata contro il parco chiuso e le sprint. Andiamo a vedere cosa dice Max Verstappen. Le regole del parco chiuso, ricordiamo che il parco chiuso è quella regola che impone dopo le qualifiche di non poter toccare l'auto, la trovi inadeguata. Una volta intrapreso una direzione sembra impossibile fare marcia indietro e apportare modifiche necessarie, ha dichiarato Verstappen. Inoltre, riguardo al weekend di gara, che includono le sprint, spesso mi trovo confuso sulle regole vigenti. Mi sento come se mi trovassi una sorta di labirinto senza via d'uscita. Che significa questo, ragazzi? Prima c'era la possibilità di agire sulla macchina anche dopo le qualifiche, il warm up della domenica mattina dove tu regolavi ancora meglio la macchina. Adesso queste cose non ci sono più. Quindi Verstappen, noto per la sua schiettezza, ha paragonato la situazione attuale della Formula 1 a un circo, esprimendo la sua insoddisfazione per il modo in cui alcune regole vengono implementate e gestite. Sì, però devo dire che la maggior parte delle volte a favore di Verstappen, aggiungo io. Effettivamente c'è poca chiarezza sui regolamenti della Formula 1. Allora, Hamilton, sulla nuova vettura Mercedes 2024, dice impresa a recuperare, pressione altissima. Andiamo a vedere. Ricominciare da capo, avvicinarsi a Red Bull è un'impresa, non è un'impresa semplice, ha spiegato Hamilton. Abbiamo bisogno di identificare gli aspetti positivi della nostra vettura attuale attraverso tentativi ed errori. Integrare nuovi elementi per migliorarla. Hamilton ha poi sottolineato la possibilità che la V15 possa includere innovazioni che la Red Bull non ha considerato implementato. Potrebbe anche essere che Red Bull sia cauta nel fare cambiamenti radicali. Noi d'altra parte dobbiamo puntare a un incremento costante delle prestazioni. La pressione è alta, ma siamo pronti a raccogliere questa sfida. Poi lui dice: ci troviamo di fronte a un divario significativo dalla Red Bull da colmare, che aumenta notevolmente la pressione su tutti, incluso Toto Wolff. La chiave è saper motivare e ispirare il team in modo costruttivo, senza sovraccaricare nessuno. Beh, Hamilton, che è stato sempre quello che ha detto più volte: non ce la facciamo, siamo dietro, è un problema, continua su questa linea e fa capire che difficilmente qualcuno potrà battere Red Bull quest'anno. Andiamo a vedere invece proprio Chris Horner, che parla di Perez. Nel 2024 ecco cosa deve migliorare. Allora lui dice su Checo Perez: essere il compagno di squadra di Verstappen richiede una resilienza mentale eccezionale. Sergio ha dimostrato di possederla, ha dichiarato Horner. Affrontare una figura come Max, che è uno dei piloti più talentuosi e aggressivi in Formula 1, non è affatto semplice. Sergio ha dimostrato di essere all'altezza della sfida. Beh, oddio. Horner ha identificato un aspetto chiave su cui Perez dovrà lavorare per la prossima stagione. Il focus per Sergio sarà migliorare le prestazioni in qualifica. È fondamentale che si posizioni più vicino a Max sulla griglia di partenza, con la possibilità che i nostri avversari si rafforzino. È cruciale che la nostra strategia di squadra non è avere troppi concorrenti per Max e Checo. Sì, vabbè ragazzi, va benissimo, però il problema è che Perez pure in gara poi è stato sempre troppo dietro a Verstappen, e se il team non lo cura un po', non va anche verso la sua direzione, è difficile poi che Perez possa esprimersi al meglio. No, è il muttone Marcone, voglio 3 anni ancora insieme, questo accende 20 anni, sta ancora in Formula 1. Comunque ha rinnovato il suo contratto per 3 anni con la scuderia Red Bull. Questo accordo prolunga la collaborazione anche a Alfa Tauri da Marco e Red Bull, consolidando ulteriormente la sua posizione all'interno del team. Marco, noto per il suo ruolo cruciale nello sviluppo dei piloti e nella strategia di gara Red Bull, continuerà a contribuire nella direzione al successo della squadra. Il suo rinnovo di contratto è un segnale positivo per il futuro Red Bull, considerando la stabilità nella leadership del team, nonostante le voci parlassero di un clan interno guidato dallo stesso Marco e uno guidato da Horner. Sì, effettivamente si diceva che tra Helmut Marko e Chris Horner c'erano frizioni e che probabilmente Helmut Marko lasciava, però alla fin fine ha rinnovato, quindi ce lo sorbiamo altri 3 anni, sto simpaticone. Ferrari, Toto Wolff, duro sulla penalità di Sainz a Las Vegas. Lui dice: la penalità data a Carlos Sainz a Las Vegas è stata assolutamente ingiusta, credo che le regole debbano essere riviste. È stato il primo a votare a favore della penalità di Sainz, però Toto Wolff. In particolare per quanto riguarda le cause di forza maggiore, dichiarato. Come team principal di una scuderia in lotta per posizioni importanti del mondiale, devo considerare il quadro generale e agire nel migliore interesse della squadra, rispettando le regole esistenti. Wolff ha inoltre sottolineato responsabilità nei confronti delle persone che lavorano all'interno della squadra. Sono responsabili di 2.500 persone che dipendono da noi. Ogni decisione che prendiamo ha un impatto diretto su di loro.
È essenziale mettersi nei panni degli altri, cosa che io ho fatto pensando a Carlos, ma non sono sicuro che lo stesso sia stato fatto all'altro lato. No, ma sei stato il primo pezzo di merda a votare contro Sainz e che prendesse la penalità, mo' sti rombo Lucazzi. Verstappen spinge per il ritorno del Mugello in Formula 1. Questa è una grande notizia, ragazzi, perché il Mugello in Formula 1, io ho detto, non è proprio una pista da Formula 1, è una pista da moto, però non mi dispiacerebbe rivederlo. Non a caso Verstappen, campione del mondo, dice: il Mugello è un circuito che mi piacerebbe davvero vedere in Formula 1, un tracciato incredibile, caratterizzato da sale e scendi affascinanti, che lo rendono estremamente divertente da guidare, dichiarato Verstappen. Sono convinto che sarebbe altrettanto spettacolare per i tifosi. Spero che possa tornare in futuro nel calendario in Formula 1. Il Mugello, noto per il suo layout impegnativo, le sue curve veloci, ha già ospitato la gara nel 2020. Sì, raga, ma non è una pista da Formula 1, lo dico. Fu una gara molto particolare, incidenti, casini. Non è una pista da Formula 1, quindi sì, sarebbe bello, ma è meglio Imola e Monza se dobbiamo andare a scavare. Hamilton parla del ritiro, mai dire mai, però quando salgo in auto. Quindi Hamilton che ha superato. Allora, ha superato i 40 anni. Ma che sta di questo? Hamilton che ha superato i 40 anni, ma sì, c'ho 39 anni, Hamilton c'ha 6-7 mesi meno di me, c'ha 39, c'ha 38 anni Hamilton, sta per fare 39. Non devi mai dire mai quando riguarda il ritiro. Non avrei mai immaginato di correre oltre i 40 anni, considerando quanto possono essere lunghe e faticose le stagioni, ha detto Hamilton. Essere lontano dalla famiglia e dagli amici per lunghi periodi è difficile, dopo 16 anni di carriera è un aspetto che pesa. Nonostante tutto, amo ancora guidare. Ogni volta che salgo in macchina e sento il motore avviarsi con tutto il team intorno a me, provo ancora la stessa sensazione del primo giorno. Quindi Hamilton, secondo me, vabbè, ma c'ha il contatto per 2 anni. Era facile pensare questa cosa. Allora, rispondiamo a un bocca aperto che sotto i commenti mi ha scritto: che tutti hanno detto 4 decimi, è stato l'unico a inventarsi 7 decimi. L'imbecille non ha visto il video dell'altra volta dove c'era scritto proprio 7 decimi, riportato dalle testate giornalistiche. Anche qua, vedete, il Corriere dello Sport riporti 7 decimi, che sarebbe l'implemento al simulatore della Ferrari rispetto alla vettura vecchia, il miglioramento. Quindi non leggo manco la notizia, lo dicono i media, non lo dico io, coglione. Andiamo a vedere, Ferrari torna il progettista dell'era Schumacher, Speranze Rosse, è un grande ritorno, perché andiamo a vedere. Rory Barney, Birney, chiamatelo come vi pare, celebre progettista delle monoposto Ferrari nell'era Schumacher, è tornato in Ferrari per contribuire allo sviluppo della vettura 2024. Barney è noto per aver disegnato alcune delle auto più vincenti della storia della scuderia Ferrari. Il suo ritorno in Italia e il coinvolgimento nel progetto della nuova monoposto rappresenta un segnale importante per la Ferrari che cerca di tornare ai vertici del mondiale. L'esperienza di l'esperienza, vabbè, quello che porta Rory Barney, saranno risorse preziose per il team di Maranello. Questa notizia suscita grande entusiasmo tra tifosi addetti ai lavori, poiché Barney ha una storia di successi significativi con la Ferrari, avendo giocato un ruolo chiave nelle vittorie di Schumacher. Ve l'avevo detto pure io, meno male. Buona notizia, speriamo che riesca davvero a metterci una pezza, che la Ferrari ha bisogno di queste figure. Ecco qua, quando cacci un cretino che non tiene al team, succedono queste cose qua, perché Mick è arrivato in Alfa Tauri e già sta rubando membri del team Ferrari. Questa è la realtà, sta gente così fa. D'altronde si vedeva già che lui era demotivato a stare in Ferrari, l'aver preso a calci in culo e cacciato molto prima e non l'abbiamo fatto. Comunque, il nuovo team principal, Alfa Tauri, sta lavorando per rafforzare la sua squadra. Il primo colpo è l'ingaggio di Marco Matassa, capo dell'Academy Ferrari. Ora si unisce Alfa Tauri. Matassa non è nuovo nel team di Faenza, avendo già lavorato in passato con Toro Rosso come ingegnere di pista, di Sainz e Kvyat. La strategia di Mick è attirare talenti dalla Ferrari che potrebbero portare ad ulteriori sviluppi, con la possibilità che altri tecnici Maranello possano essere tentati di trasferirsi. Questo rappresenta una sfida per Ferrari, il team principal Vasseur, che potrebbero dover fronteggiare una potenziale perdita di risorse chiave, un vantaggio a un team concorrente. Ve l'ho detto, ragazzi, anche Binotto, se si accasasse in un altro team, sarebbe un casino, perché vedete che questi, appena se ne vanno, fanno il dispetto alla Ferrari, ma è sempre così. E noi andiamo a vedere Vasseur, che però continua con gli acquisti, l'ultimo dalla Mercedes. Allora, Vasseur continua la Ferrari nella campagna acquisti di Frederick Vasseur. Lo XR si unirà alla squadra di Maranello, ma non sarà immediatamente coinvolto nei progetti correnti a causa di un accordo di Gardaging con la Mercedes, quindi partirà nel 2000, fine 2024. Questo significa che Vasseur inizierà a lavorare con Ferrari solo al progetto del 2026, non avendo la possibilità di contribuire allo sviluppo di quest'anno. Questa mossa evidenzia l'intenzione di Ferrari di rafforzare il proprio. Sì, vabbè, ma Serra lo sappiamo da mesi. Cioè, lo sappiamo da mesi che lo XR stava in Ferrari e arrivava fra un anno. Cioè, boh, non capisco dove sta campagna. Sempre le stesse persone.
Comunque, sempre Vasseur ha fatto fuori Rueda. Ve lo ricordate, Rueda? La strategia passò di mano. Si pensava che era tutta colpa di Rueda. Vi dicevo, dobbiamo vedere se è colpa di Rueda. Quest'anno abbiamo fatto gli stessi errori senza Rueda. Comunque, Rueda non farà più parte del team di Formula 1 della Ferrari. Lo spagnolo, spesso al centro di polemiche per le decisioni strategiche in gara, ha lasciato ogni suo incarico all'interno della scuderia. Questo cambiamento segna un significativo punto di svolta. Vasseur ha espresso piena fiducia in Ravin Jain, che non ha fatto niente di buono quest'anno, che ha assunto il ruolo di capo delle strategie. Questa mossa è parte della ristrutturazione e rinnovamenti in atto in Ferrari, con l'obiettivo di migliorare le prestazioni e ottimizzare le decisioni strategiche. Il distacco di Rueda e l'incarico affidato a Jain rappresentano i primi passi di una nuova Ferrari, che mira a stabilire la posizione di spicco. Sì, ma abbiamo visto che quest'anno la Ferrari nelle strategie ha fatto tutti gli errori del mondo. Non c'è stata questa evoluzione rispetto a Rueda, anzi. Quindi io sono abbastanza preoccupato. Forse ci dovremmo comprare veramente uno stratega nuovo. Leclerc, Lasso, Sainz con l'ombra di Albon. Andiamo a vedere. Ferrari sta attualmente dando priorità ai colloqui contrattuali con Charles Leclerc, come era ovvio, con l'obiettivo di assicurarsi la sua presenza nel team per il futuro prossimo. La scuderia Maranelli intende confermare Leclerc, a cui è stato offerto un contratto con un significativo per aprire un ciclo, per proseguire la sua carriera. Una volta finalizzato l'accordo con Leclerc, si prevede che la Ferrari procederà rapidamente per rinnovare anche il contratto di Sainz. Lo spagnolo è interessato a un accordo biennale che gli offre la possibilità e la stabilità lo conduca fino alla stagione 26, per vedere poi dove poter andare. Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere un accordo con Sainz, la Ferrari comunque ha diverse opzioni. Tra queste Alex Albon è menzionato come potenziale candidato, tuttavia la priorità del team al momento è quella di tenersi Sainz e Leclerc. Ma ve l'ho detto, ragazzi, ve l'ho detto, Albon oggi è il profilo migliore, costa poco, è giovane, accetterebbe di buon grado di fare il secondo pilota di Leclerc. Secondo me sarà lui a prendere il posto di Carlos Sainz appena se ne andrà. Sargean dice: la stoccata alla F2 non prepara per la F1. Io ve l'ho sempre detto, quando voi mi dicevate ma non segui la F2, però tu non vedi allora i nuovi campioni. No, perché sostanzialmente sono tanti piloti che magari in F2 vanno male e dopo in Formula 1 vanno bene o viceversa. Quindi ho sempre detto, non è detto che la Formula 2 sia per forza l'anticamera di avere un successo in Formula 1. Non è detto. Infatti Sargeant dice: sono grato alla F2 per l'esperienza che mi ha fornito, una serie competitiva con piloti di talento. Tuttavia penso che la differenza di prestazioni con la Formula 1 sia eccessiva. In Formula 1 sono molti più dettagli e fattori che influenzano le prestazioni. Non basta semplicemente salire in auto e guidare. Ci sono molti aspetti da combinare prima di poter essere davvero veloci. Sargeant ha espresso il parere che le vetture di Formula 2 potrebbero non essere sufficientemente performanti per preparare adeguatamente i piloti in Formula 1. In Formula 2 si concentra principalmente sulla guida, mentre in Formula 1 è necessario gestire molti più elementi. Questa differenza di complessità è un aspetto che manca alla Formula 2, ha aggiunto. Ho sempre detto, ragazzi, questa è l'ennesima dimostrazione di come non basta guidare una Formula 2 per essere pronti per guidare in Formula 1. C'è troppo divario, troppa differenza. Perciò tante volte vedi fenomeni come De Vries in Formula 2 non fare nulla in Formula 1. Fatemi sapere che ne pensate di queste news. Ci vediamo nei prossimi video. Whoa, whoa, whoa.